Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un prodotto di make-up che utilizziamo da tantissimo tempo, però sull'argomento c'è molta confusione. Quindi oggi voglio fare chiarezza, infatti se vedete sono per metà truccata e per metà struccata. Voglio parlarvi della terra. Che cos'è la terra? La terra è un prodotto che può essere in crema, può essere liquido, può essere in mousse, adesso esistono davvero qualsiasi tipo di formulazione, hanno creato delle cose assurde. Tornando a noi, la terra è quel prodotto che serve per andare a riscaldare l'incarnato, andare a dare tridimensionalità al nostro viso, o in alcuni casi, se pensiamo al contouring, possiamo utilizzare la terra per correggere alcuni punti del nostro viso che magari non ci piacciono, che vogliamo far esaltare. Detto ciò, esistono diversi colori di terra, ognuno adatto ad un diverso scopo. Mi spiego meglio. Facciamo due grandi distinzioni per iniziare. Esiste la terra calda, che è questa qui, se vedete è una terra base arancione, che serve per andare a ricreare il colore della pelle quando è abbronzata, quindi con questa tipologia di terra andremo a, diciamo, far sembrare il nostro viso un pochino più abbronzato. Seconda tipologia di terra che può esistere, e ovviamente per ogni colore di pelle c'è una terra adeguata, ne parleremo tra poco, prendete in considerazione questa, la terra per il contouring. Questa è una terra fredda, più grigietta se ci fate caso, diciamo ha un color marroncino tortora. Questa tipologia di terra serve per andare a ricreare il colore delle nostre ombre, di conseguenza utilizzeremo questa terra per creare il contouring, quindi magari scavare un pochino uno zigomo, stringere la fronte, cose del genere. Utilizziamo praticamente questo colore in modo che facciamo sembrare più pronunciate delle ombre in alcune zone, oppure le creiamo in zone dove non ci sono proprio queste ombre. Ve le faccio vedere vicine giusto per farvi capire la differenza. Si vede benissimo così che la terra di destra è una terra calda arancione, la terra di sinistra invece è una terra fredda color tortora con il sottotono grigio. Prima di iniziare a farvi vedere esattamente dove vanno posizionate e in che modo potete sfruttare al meglio, voglio fare un piccolo discorso introduttivo, cioè in questo video generalizzerò un pochino, ma calcolate che per ogni colore di pelle c'è un colore di terra adeguato. Mi spiego meglio. Una pelle chiara come la mia non può utilizzare una terra che sia troppo rossastra o troppo arancione, perché altrimenti si vedrebbe una strisciata arancione. Non sto parlando di intensità di colore, quindi per una pelle chiara una terra chiara, per una pelle media una terra media e così via. Sto parlando proprio di colore, cioè non posso utilizzare una terra troppo arancione perché sarebbe un colore innaturale per il mio colore di pelle. La stessa cosa vale per una terra che si utilizza per fare il contouring. Su una pelle chiara come la mia potrò utilizzare una terra molto fredda per ricreare le ombre del viso. Se invece prendiamo già un colore tipo Jennifer Lopez, per capirci, quindi non lo so, un colore di pelle latino di media intensità a base molto calda, se utilizzo una terra molto fredda, molto grigia su quel colore di pelle, allo stesso modo di come una terra arancionissima farebbe per me, in quel caso il colore sarebbe troppo grigio abbinato a quel colore di pelle. Diciamo che la regola generale è sì che con una terra fredda si realizza il contouring e si realizzano delle ombre, però bisogna sempre tenere un attimo d'occhio di che colore di pelle è la persona che deve utilizzare quella terra. Se ad esempio mettiamo una terra molto molto grigia su una carnagione scura, calda, capite che anche lì l'effetto è innaturale. Quindi sì, utilizziamo una terra a base fredda, però più la carnagione è calda e scura, più dovremo modificare il colore della terra che utilizziamo. Allo stesso modo anche la terra per andare a scaldare, cioè più la pelle è calda, più utilizzeremo una terra più calda. Più, non lo so, una pelle è chiara e fredda, immaginate una pelle chiara come la mia ma dal sottotono molto rosa, tipo bambola di porcellana. Se utilizzo una cosa così tanto arancione, l'effetto viene davvero innaturale. Bisogna sempre prendere in considerazione il colore
della pelle e abbinarci di conseguenza il colore della terra adeguato. Detto ciò, possiamo anche un attimo passare al gusto personale, cioè è vero sì che con una terra fredda ricreiamo le ombre e andiamo quindi a realizzare un contouring, però possiamo dare comunque tridimensionalità al viso anche utilizzando soltanto una terra calda. Ci sono, a gusto personale, delle persone che utilizzano una terra abbastanza calda anche per fare una sorta di contouring, anche se poi diciamo non è un contouring vero e proprio, però capite che oltre agli schemi dettati da, non lo so, le regole del trucco, esiste come al solito anche il gusto personale. Tutto quello che dirò all'interno di questo video, ricordatevi sempre che dovete adattarlo alla vostra carnagione e alla vostra preferenza soggettiva. Una terra calda viene utilizzata per andare a ricreare l'effetto abbronzato. Però attenzione, la terra così arancione, quella classica che utilizziamo davvero tutti, non si mette su tutto quanto il viso, altrimenti quello che va a fare va a modificare il colore di tutto il viso che staccherà dal resto della nostra pelle e va ad appiattire completamente il viso. Se volete creare un effetto abbronzato, ho fatto un video al riguardo, cioè consigliandovi magari di scurire con un fondotinta o un mezzo tono più scuro e bla bla tante altre cose, vi rimando a quel video se siete interessati. Non si può scurire il viso tipo anni 80 fino qui con la terra e poi lasciare il resto del corpo chiaro, altrimenti si vede la differenza. Ora, se vi piace l'effetto potete farlo, come vi dico sempre, però se cercate un effetto naturale non lo otterrete in questo modo, bisogna sempre scegliere un colore appropriato e applicarlo nel modo adeguato. Dove andiamo a mettere questa terra? La terra calda va applicata, immaginate di stare al sole, nei punti dove il sole colpisce naturalmente il viso, quindi sopra all'attaccatura dei capelli, cioè sulla fronte all'attaccatura dei capelli, sullo zigomo, non sotto lo zigomo, ma sullo zigomo, leggermente sul naso e poi ovviamente per cercare di creare un effetto più armonioso del viso, magari lo sfumiamo leggermente verso le orecchie se vediamo che c'è stacco, leggerissimamente sulla mandibola e anche verso il collo, perché avendo scurito il viso di conseguenza dobbiamo scurire anche il collo. Zoomiamo un attimino più vicini e iniziamo ad applicare questa terra. La terra che utilizzo io è quella di Rimmel, come vedete mi piace tantissimo, c'è un grandissimo buco al centro, devo ricomprarla. La prendo con un pennello abbastanza ampio, questo qui è un pennello di W7 che mi piace tantissimo per l'applicazione della terra. Inizio a metterla sul collo, praticamente vedete la metto sotto la mandibola e la sfumo sul collo. Facendo questa cosa, se avete una maglietta parecchio scollata, ricordatevi di scendere fino a dove c'è lo scollo della maglietta, altrimenti si vedrà comunque lo stacco. Prendo sempre un pizzico di terra e la vado a mettere nella zona della mandibola, però ricordatevi che deve essere sempre un effetto leggero, perché in questa zona l'uomo ha la barba, quindi se noi scuriamo troppo questa zona, che succede? Che andiamo a ricreare l'ombra della barba, il nostro viso diventa subito più mascolino e dai tratti un pochino più pesanti, quindi mi raccomando andateci leggeri in questa zona. Prendo un altro po' di terra e la inizio ad applicare qui all'attaccatura dei capelli. Se avete un'attaccatura dei capelli molto bassa, quindi lo spazio che c'è tra l'attaccatura dei capelli e le sopracciglia è più piccolo del mio, che in questo caso è molto molto spazioso, state attenti perché tutto ciò che mettete che scurisce tende a chiudere la zona, quindi se la vostra fronte già è piccolina e ci mettete anche lo scuro, la fronte si schiaccia ancora di più. Al contrario, in quel caso dovrete cercare di illuminare quella zona, quindi magari mettere un correttore chiaro qui al centro della fronte. Se ci fate caso, io sto andando sul contorno della fronte e poi mi allargo leggermente qui nella zona delle tempie, però lascio sempre il centro della fronte chiaro, perché sto cercando sì di dare un effetto abbronzato ma di creare allo stesso tempo tridimensionalità sul viso, quindi se andassi a mettere la terra su tutta la fronte creerei quell'effetto che vi ho detto prima, cioè andrei praticamente a schiacciare tutta la zona, invece voglio che diverse zone del mio viso siano diciamo illuminate in modo diverso per far risultare il mio viso più tridimensionale. Passiamo ora allo zigomo. La terra si applica dall'esterno verso l'interno, in modo che applicate la maggior parte della terra in questa zona,
così. Praticamente, se fate ruotare il pennello e sentite l'osso zigomatico, dovete metterla da lì in su. Quello che vi dicevo prima, se sull'orecchio c'è troppo stacco, potete fare in questo modo, passare leggermente, unire magari la mandibola con lo zigomo, giusto per creare una sorta di continuità nel trucco e non creare delle righe di colore troppo spezzate. Senza aggiungere altro prodotto sul pennello, metto un pizzico di terra anche sul naso. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi vedete, la metto sullo zigomo e la sfumo verso l'alto. E voilà ragazzi, il mio viso è abbronzato senza sembrare però eccessivo, cioè nel senso si vede che ho scurito di qualche tonalità il mio viso, però adesso gli zigomi sono messi in evidenza, la fronte e la parte sopra lo zigomo è più chiara, anche qui la zona del mento, quindi c'è una sorta di... difficile da spiegare, però le zone sono messe in luce in modo diverso. Quindi il viso in questo modo risulta più interessante da guardare perché non è schiacciato, non è piatto. Ora quello che voglio fare è farvi vedere invece come applicare la terra per il contouring. Calcolate che anche in questo punto, lo sottolineo, se no me lo scrivete nei commenti, generalizzerò. Se volete vedere come realizzare i contouring per ogni tipologia di viso e come potete correggere o esaltare le diverse zone nel viso, fatemelo sapere, così faccio magari un video dedicato al contouring per le diverse forme di viso, altrimenti questo video diventerebbe di 45 minuti e la cosa non ci piace. Prendo un pennello e prendo un pochino di questa terra, batto via l'eccesso. Questa terra, al contrario, serve per andare a creare appunto delle zone di ombra, quindi non per cambiare il colore, per dare l'effetto abbronzato, quindi metterle anche in evidenza, ma per creare delle zone di ombra e far sì che dove mettiamo questa terra la zona sembri più rientrante rispetto al piano del viso. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Comunque, in questo caso, ancora visto che la mia fronte è molto alta, io metto questa terra all'attaccatura dei capelli. Deve essere un effetto molto leggero, a me non piace che sia troppo marcato. Anche qui fatelo un po' a vostro piacimento, cioè se vi piace che il contouring si veda proprio tanto, fatelo tranquillamente. A me piace che sia tutto molto sfumato e non si veda dove inizi e dove finisca. Ora voglio esaltare il mio zigomo, quindi per farlo esaltare che cosa faccio? Ho schiarito la parte qui sopra, ora vado a mettere in ombra la parte qui sotto per far sembrare che questo punto sia più in ombra e quindi di conseguenza questo sia più in luce. Che cosa faccio? Vado con la punta del pennello dall'attaccatura dei capelli verso il centro del viso. Mi fermo sempre, diciamo, guardando dritto avanti a me, non supero mai il centro dell'occhio, altrimenti ancora una volta scurisco delle zone che invece voglio schiarire. Con la stessa terra schiarisco sotto la punta del mio naso, in questo modo si corregge un naso lungo. Ho fatto il contouring per i diversi tipi di naso, se volete andarlo a vedere. Cioè, ho fatto il contouring, ho fatto il video sul contouring. E poi mi piace esaltare un pochino la mandibola, quindi vado a schiarire vado a scurire con questa terra sotto alla mandibola in modo che questa zona sembri ancora più in ombra e la mandibola sembri ancora più definita. Questa è una cosa bellissima da fare se, andando avanti con l'età, vedete che il viso cede un po' in questa zona e quindi i contorni del viso non sono più definiti come magari qualche anno fa, potete andarli a definire voi. Quindi prendete la vostra terra per il contouring, marcate un pochino qui la zona intorno alla mandibola, sfumate verso il basso e voilà, avete definito nuovamente il vostro viso. E voilà ragazzi, le nostre due terre diverse per i due diversi usi sono state applicate. Molto spesso io utilizzo semplicemente la terra questa qui per dare l'effetto abbronzato, se ho un pochino più di tempo metto anche quella per il contouring, comunque sappiate che potete utilizzarne anche una sola. A fare tutto questo ci ho messo un sacco di tempo perché ho chiacchierato e vi ho spiegato come
come fare ogni passaggio, però sappiate che quando mi trucco solitamente ci metto, non so, 30 secondi per una terra e 30 secondi per un'altra, ci vuole davvero un secondo. Spero che dopo questo video abbiate capito come utilizzare e come sfruttare al meglio la vostra terra e che da oggi non la mettiate più su tutto quanto il viso come magari facevate fino a questo momento. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, spolliciatele in su mi raccomando, o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!